Ho costruito questo avamposto per i Minutemen qui a Sanctuary e devo dire, non pensavo avessero un carro armato. E sì, se ve lo state chiedendo, non si può usare ovviamente. Abbiamo lei che fa la guardia qui alla bandiera e a questi due sacchi di sabbia. Abbiamo la nostra barista e la nostra dottoressa, perché sì, c'è chi si dovrà curare e chi si dovrà ubriacare. Una piccola stanza giusto per dilettarsi e bere il caffè. E la nostra guardia. Sanctuary è più che protetta, lo so bene, ma giusto per fargli fare qualcosa a sti poveri Minutemen, gli ho costruito questo avamposto. Penso che creerò una struttura simile in ogni avamposto che andremo. E basta un po' con sta radio. Ada, è il momento di chiudere i conti con il meccanista. Spero non sia stato troppo difficile. No, tranquilla. Ho preso quello che ci serviva. Bene, quindi come facciamo ad accedere al rifugio del meccanista? Devo installare un congegno MSAT. Devo installare in un robot un congegno noto come MSAT. Jezebel mi ha passato il progetto. Una modifica personalizzata che funge da chiave per la base del meccanista. Ingegnoso. Beh, niente di che, è una chiave praticamente. Si è richiesto da vari punti di accesso, come una scheda di identificazione robotica. Per quanto riguarda me, sono riuscita a decifrare il segnale con l'ultimo segnalatore radar. Ottimo, quindi abbiamo la posizione. Il centro di vendita Robco, probabilmente una copertura per un'operazione più grande. Giustamente. È il momento di intervenire. Ha già pensato a un piano? Entriamo e spacchiamo tutto. È il momento di affrontarlo. È tempo di affrontare il meccanista. Spero che le sia data questa possibilità. Sono curiosa di conoscere la versione di questo meccanista. Oh, anch'io. È giunto il momento. Abbiamo un MSAT da installare. Mi permette di assisterla in questa missione? Assolutamente. Ma certo, Ada. Andiamo. Faccia strada. Forza Ada, andiamo. Vieni che ti inserisco la modifica MSAT. Modifichiamo Ada. Modifica speciale MSAT. Ecco te. Promette bene. Cos'altro sa fare? Trovare il rifugio del meccanista. Vieni, andiamo. Mio caro meccanista, è arrivato il momento di chiudere i conti. Forza, andiamo. Eccolo qui. Il centro della Robco. Non è stato difficile trovarlo. Siete pronti? Nonostante io non sappia dove voi siete? Entriamo. Dunque, meccanista, ti trovi qua sotto, vero? Non è il caso di fare gli schizzi. Se avessi un accessorio di aspirazione, questo posto splenderebbe. Se vuoi ti converto in un aspirapolvere appena finiamo. Ah, ma guarda, una cassaforte. Apriamo la cassaforte. Un po' di munizioni. Occhio, Ada. Occhio che c'è una bomba qui. Ecco fatto. Ah, qui c'è una chiave e qui c'era la porta da aprire, fantastico. Che ci ha semplicemente fatto uscire, benissimo. Vieni Ada, dobbiamo inserire la chiave. La madonna. I miei banchi dati accumulano informazioni sul Commonwealth in maniera costante. Non l'avrei mai detto. La madonna, quante porte. E che ci facevano qui? Accedi al rifugio del meccanista. Ferma il meccanista. Meccanista, siamo venuti qui per fermarti. Apertura porte di sicurezza. Grazie. Chissà se avrebbe mai pensato che quel robot che sta entrando non è uno dei suoi. E la madonna, ma quante porte blindate avevano qui? Ah, salve, scusi, ho un appuntamento. Come nessuna traccia? Io che sono? Che succede? Ah, le torrette! Benissimo! Ah. Ma fare un attimo di attenzione, no? Oh no, ci hanno chiuso dentro! Ecco fatto! Brava Ada! Eh beh, ci credo, l'ho rotta. Perlomeno qui posso rubarmi un nucleo di fusione. Oh, ma guarda, una strada segreta? Avremmo potuto disattivare la sicurezza così. Ecco fatto. Errore. Avaria elettrica nella griglia sensori.
Sensori disattivati. Mentre questo ascensore dove mi portava? La sicurezza è strettissima. Nick, tu puoi fare qualcosa? Nick, eccoti qua, ciao. Vabbè, facciamo il percorso come si deve. L'agello del Commonwealth ha usato la mia tecnologia contro di me. Sentiamo. Avrai anche violato il mio rifugio, ma dovrai impegnarti molto più certo. Certo. Robot maggiordomo, disse quello che aveva un robot che posso distruggere con un solo colpo di spada. Ada? Ehi. Sì? Procedi pure. Controlla. Me ne occupo io. Scansiona questo. Bravissima, Ada. Ottimo. È inutile che ti nascondi, meccanista. Io sto arrivando. E sono pronto a fermarti. Vediamo. Aia. Pure lanciafiamme abbiamo. Ma che bravo. Stai fermo. Stai fermo. Statevi fermi. Che non riesco a colpirvi se no. Aspetta che arrivo. Doveva essere l'ultimo. Sì, l'ultimo del momento. Non ci vorrà molto. Giusto per sicurezza. Meglio distruggerli tutti. Ancora ne arrivano? Dove sono andati? E là, questo è leggendario. Fermati. Ehi, ehi. Ecco fatto. Riduce dei danni dei supermutanti. Niente di eccezionale. Ecco fatto. Certo che usare il melee contro i robot è un po' controproducente. Una nuca con la Quantum. Un tavolo da lavoro robotico. Sai com'è? Siamo qui nel rifugio del meccanista, pieno di parti robotiche. Se non avessimo parti interessanti, potremmo darle ad Ada. Un'altra nuca con la Quantum, grazie. Tutta qui la tua sicurezza, meccanista? Un paio di robot? Possibile stare lontano. Che bello fare tiro al piattello. Guarda che li faccio scendere io. Sento un refrigerante pompare il miracolo. Sì, sì, ti pompa tutto quello che vuoi, Nick. La Madonna, che esplosione. Eccone un altro. Dove sei finito? Che distruzione. Qualche altro robottino simpatico non vuole scendere? Eccone uno. Occhio, Ada, non ti mettere in mezzo però. Eccone un altro. Madonna, che divertimento per il tiro al piattello. Che bello tirarli giù. Va bene. Proprio quando iniziavamo a conoscerci. È divertente perché così poi non li usa più lui, poi. Una goccia di sangue. Oh, guarda quanta bella robina. Tutta roba che se no sarebbe rimasta sopra le nostre teste. Ah, buongiorno. La Madonna che rincorsa. Aspetta, aspetta. Ecco fatto. Occhio, Ada che esplode.
No, non ci daranno più fastidio. Che bello! Una torta perfettamente conservata. Chissà quanti conservanti. Ada, vieni qua per favore. Scansiona questo. Vai, Ada. Altre mega porte che si devono aprire. Con molta, molta calma. Però guarda quanta magnificenza in queste porte. Ci siamo. Siamo arrivati, meccanista. Il Commonwealth va bene a temere la gente come te. Gente che non ha rispetto per la vita umana, che brava solo morte. Disse quello che creava robot per uccidere gli umani. Ecco perché io, il meccanista, ho giurato solennemente di proteggere gli innocenti per distruggere quelli come te. Credo che il meccanista abbia sbagliato programmazione. Tutti i suoi robot stanno facendo un ordine sbagliato. Oh, calmati tu che c'hai il laser pronto, ti vedo, eh. Datti una calmata. Calmo, calmo, calmati, calmati, è finita, è tutta finita. Calmo. Calmo. You spin me round round, baby, round round. Guardalo, guardalo che non si calma. Sta facendo la break dance. Nick, fai qualcosa, uccidilo. Niente, niente, sta continuando. Meglio andarsene. Altro tavolo da lavoro. Sarebbe stato interessante trovare un'armatura. Non siamo soli. Ma da dove sei uscito tu? Scusami, da dove è uscito questo robot? Questa è palesemente una discarica. Colpiscilo. Bellissimo questo. Ammetto che non me lo ricordavo così lungo il percorso del meccanista. Vieni ad affrontarmi, io non vacillerò. I miei robot faranno in modo che il Commonwealth non venga mai più ferito. Il tuo robot stava per essere ferito prima che finissi di parlare. E oggi la giustizia trionferà. Ah, certo. La cosa giusta è che tu ci creda. Dai, venite qui. Ada, non cadere, Ada. Occhio. A parte che sto tremando anch'io. Ci aprite, per favore? Dobbiamo entrare. Grazie. Ada, procedi pure. Usa questo. Grazie. Oh, dai. Ci siamo quasi, finalmente. Altre poche porte. Scansiona questo. Guarda, ma... Come fanno a costruire queste porte qui? Password del terminale confiscato. Grazie. E questo cos'è? Scusami, sono ghoul e questo è un Cerebrot. Cioè, avevano questa gente qua in gabbia e i Cerebrot li portavano in giro in barella? Serio? Io sto aprendo tutte le celle perché così aumento un po' di livello, eh. Sì. Anche se ci sono nemici leggendari carini. Un altro scassinatore, grazie. Questo lo accetto volentieri. Chissà se il bonus è cumulativo oppure no. Un interruttore, che sicuramente apriva tutte quante le celle. Peccato che io l'abbia già aperte. E questo pulsantone che fa? Non lo so, ma sento qualcosa muoversi. Sale o scende? Secondo me scende. E se ve lo state chiedendo, giusto perché siamo in ascensore, non sono io che sto laggando, è quest'area che fa schifo. Collezionare polvere. Lo so. Che è? Che è sta musica di tensione che non c'era nulla? Musica di tensione a caso. Sai cosa mi ricorda adesso rivedendo questa zona? Mi ricorda tantissimo la zona di sperimentazione dell'enclave. Solo che loro avevano i Deadclaw. Qui ci sono i robot. E anche degli esseri umani, per carità. Ora mi ricorda Point Lookout. Ma dai, ma c'è qualcuno dentro e riesco a tirargli fuori un tappo. Ma poverino. Ma perché l'hanno fatto uscire dalle mani? A chi stai sparando? Ah, eccoti! Calmati un attimo.
password del terminale medico, grazie. Ma che bello, il robot sulla ruota sola. Quanto manca ancora? Aspetta. Ecco una torretta. Ecco la seconda torretta. Via. Tutti sti robot che mi stanno infastidendo. E sono salito di livello. Ottimo. Visto che prima ne avevamo bisogno. Hacker livello 3. Ma questa è una fornace. Guarda quante postazioni per armature atomiche ci sono. Ma mai un'armatura atomica che sia qui, Mettiamo la password. Apriamo la porta. Mancano 20 metri. Ada, occhi aperti. Spero che questa sia l'ultima porta. Controlla. Ci penso io. Guarda, speriamo che sia l'ultima questa. Perché è diventato tutto più piccolo adesso? Meccanista, sei qui? Fermati, miscredente! Hai fatto irruzione nel mio rifugio, distrutto i miei robot, ma la tua ondata di terrore finisce qui? Disse quello che uccideva gli umani. Devi fermarti! Meccanista, devi fermarti. Il Commonwealth ha subito troppe ingiustizie per causa tua. Ora affronterai la potenza del meccanista. I miei fidati robot metteranno fine alla tua tirannia una volta per tutte. Ah beh, certo. L'importante è che ci credi. Spass, rinforzi. Ecco fatto. Aspetta che ne arriva un altro. Datemi un secondo. Mettiamo la maschera di Skull. Così aumentiamo i danni fisici. Ah, bene, aspetta che salgo. E tu dove vai? Eccoti qua. Eccone uno. Aspetta che arrivo. Aspetta, aspetta che ora arrivo. La miseria. Eccoli. Ancora, ma sono appena sceso io. Pilot, decisamente sacrificabili, vero? Hai proprio ragione. Distruzione. Codice 001. E 002 che fa? Notevole. Ma forse non hai compreso la situazione in cui ti trovi. Disse quello che stava per morire. L'intera struttura è al mio comando. Distruggi un robot e ne arriveranno altri 10. Sfanzati finché puoi. Non puoi fare niente per fermarmi. Niente. Attenzione. Capacità energetica superata. Duh. Ricorso all'energia di riserva. Visto? Non ho avuto problemi. Mi occuperò di te personalmente. Robot, a me! Distruggetela! Aia, calmati! Uno leggendario! Aspetta che arrivo! Faccio un favore al mondo. Dove sei? Ecco! Qua! Glaciale! Che cosa? Fermati! Ah, un macete glaciale! Spegnate quell'affare! Attira la bobina Tesla! Ne usciremo vittoriosi, sì! Riserva di energia al 58%. Sparks! Portala qui! Dove sono le cose di Tesla? Non le vedo. Ah, aspetta, quello mi sta cercando di sfuggire. Riserva di energia al 34%. Ok. Ce la stiamo cavando bene, vedo. Fermo, fermo.
Madonna mia, che distruzione. Aumenta la velocità di recupero punti azione. Questo è molto buono. Sparks, lanciale tutto quello che hai. Tutto. Tutto, tutto. Attiva le bobine. Ah, proprio anche gli scartini ormai mi lancia, eh. Non gli è rimasto più nulla di buono. Il Trashbot. Guarda, sono anche incompleti. Gli mancano pezzi. Gli manca la testa. In arrivo. Abbattiamoli tutti. Io non ne vedo più. Aspetta. Con il sintetico sbagliato. Attenzione. Attenzione, collasso energetico tra 3 9. Ah, pensavo avanti. 3, 2, 1 io. Mamma mia, che distruzione qua. Sta volando via. Direi che abbiamo finito. Dov'è? Forse abbiamo un nemico qui vicino. Ecco qua, non c'è più il nemico. 2 1 1 Oh, abbiamo finito l'energia, meccanista? Riattiva l'energia. Energia d'emergenza, allora. Finita anche quella. Non finisce qui. Non mi darò pace finché non sparirai dal Commonwealth. Ma guarda che sei tu il cattivo qua, eh. Non sono io. Non sono una persona cattiva. Voglio solo parlare faccia a faccia. D'accordo, ti ascolto, ma solo per il bene del corpo. Sai che potrei tagliarti la testa mentre entro? Mi apri per favore? Ah, sei sceso, scusami. Eccomi qua. Amichevolmente. Certo. Chi sei? Perché non ti togli quella maschera? Chi sei? Non è ora di togliersi quella maschera. Hai ragione. Che bello, questa è una delle poche animazioni in cui si tolgono il casco. Sono Isabel. Isabel Cruz. Ciao Isabel. Il meccanista era un modo per aiutare il Commonwealth. E nonostante le mie conoscenze tecnologiche, le mie risorse, ho fallito. Come per forza, hai sbagliato tutto. Sperare di vincere contro gente come te. Non sono io il nemico, sono i tuoi robot il problema. Ehi, non sono io il nemico. Voglio solo proteggere il Commonwealth dai tuoi robot. Hanno distrutto vite innocenti. I miei amici erano umili commercianti. Tutti morti per colpa dei tuoi robot. Non capisco. Spiegati meglio. Hai sbagliato codice sorgente, amica. Interpretano male gli ordini. Lo ha confermato anche il tuo cerebro bot. Salvano le persone uccidendo. Il che non è aiutare. Uccidendo? No. È che la routine logica... Sì, ora capisco. Speravo fosse un problema dei cerebrobot, dei loro reset mnemonici, ma hai ragione. La loro direttiva primaria era difettata. Cioè, li hai mandati in giro difettosi? I tuoi robot sono costati la vita di molte persone. I tuoi tecnicismi sono costati la vita di molti innocenti. A giudicare dai numeri espressi nei dati, se gli innocenti fossero anche solo una minima percentuale... Volevo aiutare il Commonwealth, la robotica e tutto quello che so. Quando ho trovato questo posto, ho capito che potevo fare la mia parte. Puoi ancora farla, basta che aggiusti i tuoi robot. Non posso riavvolgere il tempo o porgere semplici scuse. Ma non serve che questa situazione sfoci nella violenza. Non sono qui per ucciderti, non sono violenta. Non sono qui per ucciderti, ma solo per fermare te e i tuoi robot. D'accordo. Sarà fatto. Non te ne pentirai, te lo prometto. E anche il Commonwealth non se ne pentirà. Lo spero. Prendi questa. È la password per il computer centrale.
Usala per disattivare i protocolli di sicurezza. È meglio che questa struttura resti nelle tue mani. Ti ringrazio, Isabel. Bene, robottini, questo posto ora lo comando io. E il mio primo decreto è: fermate tutto! Bravi robottini, quindi questo posto ora è mio, forse Isabel? L'ultimo check-up me l'hanno fatto qui. Da, giustamente. Quindi, Isabel, ora questo posto è mio? Ehi, ancora una cosa. Hai un minuto? Certo, dimmi pure. Dimmi pure. Oh, bene. Volevo solo dire che sono felice, anzi grata, che tu non mi abbia eliminata. E beh, alla fine non hai fatto nulla di sbagliato. Voglio che tu prenda questa. Considerala una promessa. È l'armatura da meccanista, fatta da me. Grazie. L'apprezzo molto. Comunque, non ti preoccupare. Sbagliare è umano. Non devi farlo per forza. Ma io voglio farlo. Devo andare avanti. E questo è per dimostrare che posso farcela. Un'ultima cosa, un po' più importante. Sentiamo. Là fuori ci sono ancora dei robot. Tanti robot. Lo so. Il sistema troppi di comunicazione robot è inattivo e non posso richiamarli. Però posso dirti dove si trovano, se ti interessa. Certo. D'accordo. Bene. Sì, eccone uno. Spero che non ti crei troppi problemi. Tranquilla, vado io a fermarli. Però prima, Ada, sei contenta? I tuoi amici sono stati vendicati. Il Commonwealth ora è al sicuro. Il Commonwealth è al sicuro. Non deve più temere il meccanista. Una missione riuscita. Ha spiegato le sue motivazioni. Pensava di essere nel giusto, ma alla fine è stata colpa della robotica. Voleva davvero aiutare la gente. Non sapeva cosa facessero i Cerebrobot. Salvare le vite per lei era davvero importante. Una variabile biologica impazzita e imprevedibile. Creandoli, doveva sapere a quali rischi sarebbe andata incontro. Questo è vero. Molte brave persone hanno sofferto e sono morte a causa del meccanista. Hai ragione. Peccato che una mente brillante come la sua abbia permesso queste atrocità. Ho fatto male a risparmiarla? Credi che abbia sbagliato a risparmiarla? Se dicessi di sì, mancherei di rispetto alla memoria dei miei amici. Nonostante la mia programmazione mi induca a provare un sentimento di vendetta, i miei amici mi hanno insegnato la pietà. E la pietà sa essere molto potente. Tranquilla, allora. Vivrà coi sensi di colpa. Ha un cuore buono, ma ha commesso un grosso sbaglio. Vivrà tormentata dal senso di colpa. Capisco bene il senso di colpa, anche se non è il tipo di giustizia che desideravo. Va bene comunque. Ora so che la morte dei miei amici ha contribuito a rendere il Commonwealth più sicuro. Se i robot del meccanista non fossero stati fermati, i danni sarebbero stati molto più ingenti. È vero. Arrestando, se non stravolgendo, tutti i progressi fatti fino a qui. Avrebbero potuto creare molti più problemi. Di soddisfazione a pagamento. E questo grazie a lei. Grazie a te invece, Ada. Ma senti, tizia, come faccio a uscire da qui?